Nello scorso episodio è terminata ufficialmente la stagione in Irlanda con il Dundalk. Siamo arrivati quindi al capolinea di una stagione tutto sommato positiva in cui in metà anno siamo stati per 9 volte marcatori di questa squadra che ha trovato davvero tante difficoltà. Ma siamo riusciti a salvarle dalla retrocessione e dunque tante squadre, due nello specifico, si sono interessate a noi. Iniziamo con una nuova stagione e buona fortuna a Dav Junior. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, ma soprattutto ben ritrovati con un nuovo appuntamento della carriera giocatore con Dav Junior. Riprendiamo da un punto focale della carriera perché nello scorso episodio siamo stati selezionati da due squadre per la nuova stagione sportiva, quindi la scelta doveva ricadere tra una delle due. Nei commenti mi avete risposto in tanti e vi ringrazio perché mi avete consigliato per la maggior parte dei casi la squadra che in un certo senso già attirava di più la mia attenzione. E quindi ragazzi, vedete le immagini che stanno scorrendo perché ho accettato e firmato ufficialmente la cessione, e quindi non il trasferimento in prestito, al Gillingham, con una situazione adesso veramente clamorosa, e vi spiego il perché. Prima di iniziare però vi ricordo di lasciare un bel mi piace, superiamo i 200 mi piace per il prossimo episodio della carriera giocatore. Vi ricordo che ogni giorno alle ore 18 circa esce un video sul mio canale, che sia la carriera giocatore, quell'allenatore o altro. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella, così vi arriva sempre la notifica quando il video è online. E qual è ragazzi la sorpresa che mi sono ritrovato nel momento in cui ho firmato ragazzi il posizionamento in classifica? Intanto andiamo subito a vederla perché siamo quarti in una situazione direi più che ottima, perché siamo a soli 2 punti dal secondo posto. Il Wigan sta facendo un campionato a sé e quindi a 50 punti sta volando. Siamo esattamente a metà stagione. Comunque siamo già dentro a una zona molto calda della classifica. Perché? Perché stiamo potenzialmente per salire in Championship e quindi la Serie B inglese. Quindi ragazzi, nella nostra carriera qui al Gillingham, cosa dovremmo fare? Portare la squadra in Serie B a tutti i costi, quindi vincere il più possibile e potenzialmente raggiungere quei playoff che ci permetteranno appunto di scalare la divisione. Il campionato è bello tosto, ci sono tantissime squadre, infatti come vedete sono 24, siamo ancora dei sostituti, quindi non giocheremo titolari le prime, questo al 100%, però vediamo insieme cosa ci dice la mia agente Serena dopo questo trasferimento. Spero che questo sia il club dove potrai finalmente metterti in evidenza. Inizia un nuovo capitolo della tua carriera, cerca di sfruttarlo al meglio. Ci sentiamo presto. Perfetto, dai ragazzi, direi che gli auguri dalla mia procuratrice sono arrivati. Avanziamo perché c'è già il prossimo match da giocare contro il Salford City. Siamo panchinari, ma entriamo al 57esimo minuto. Quindi ragazzi, incrociamo le dita, dentro ufficialmente con la carriera di Dav Junior, prima partita d'esordio, Gillingham Salford City. Vai! Eccolo con il numero 93 ragazzi, che emozione! Maglia nuova, squadra nuova, stadio nuovo, ma soprattutto guardate che tempo ragazzi, sta nevicando in Inghilterra, inizia ufficialmente la carriera. Partite sempre molto tirate, eh? Di solito quando si entra dalla panchina sono sempre 0-0, 1-0, 0-1, e anche in questo caso stiamo pareggiando, quindi dobbiamo portarcela a casa. Occhio a Dav adesso, con il movimento allarga tutto, fa salire la squadra in maniera perfetta Noland. Vai Noland, mi hai visto? Eccolo Dav, il suo compagno dov'è? Sul secondo, di testa, mamma mia, eccoci qua. Sapete cosa non è cambiato? Il livello degli avversari e dei miei compagni, mi sa. Occhio al contropiede del Salford con Stockton, il tiro, il miracolo di Duarte, tanta roba, occhio però, ancora buona. No ragazzi, non prendiamo gol, vi prego, via quella palla, ancora Duarte, come vola. Ah, riceve palla, cambia tutto per Nolan. Come gioca questo Gillingham ragazzi? Tanta roba, forza, andiamo avanti, ancora Rowe, lanciatemi, bella palla, vediamo se ci arriva, forse è lunga. La neve ha velocizzato. Occhio la palla dentro. Woodburn entra in aria ancora Duarte. Mamma mia ragazzi, il Salford sta meritando, molto più di noi. L'errore in difesa, no. Stockton, eccolo qua. Madonna santa, che gol ragazzi. Però, cioè, stavano dominando loro. E noi se giochiamo in casa anche. Bravo Rowe a recuperare palla. Aspettami, guarda che ci sono.
Mandami, eccolo, lo prima forse, non so se fuori gioco o no, e dovevi darmela prima. Forza ragazzi, dobbiamo andare avanti, dai con sta palla, velocizziamo un po', Nolan, Little, ma visto, bellissima la palla, la verticalizzazione, col destro, subito il gol, all'esordio del Gillingham con Dabbone, che firma l'1-1, minuto 87, non è finita ragazzi, io ci credo, mamma mia che bella palla che mi ha dato, il mio compagno e poi il Dab, non sbaglia. Sotto porta, 1-1. Bravo, recuperare palla ancora. Forza Little. L'inserimento del mio compagno. Dai che facciamo assist. Andrews! Gol e assist alla prima. Ma che partita incredibile. Al cardiopalma. Non sbaglia. Ancora lui, Andrews. Tanta roba, bravo. Aspettami. Eccomi, il lancio, perfetto. Ancora Davi in contropiede. La difesa non capisce più niente. Mamma mia. Ma però pensavo di essere un pelo più veloce. Direttore, fischi, direttore di gara, fischi questo fine partita, la prego, il triplice fischio dov'è? Non prendiamo gol. È finita, mamma mia che partita, un esordio clamoroso, ma davvero non l'avrei minimamente immaginato così. Vittoria in rimonta con gol e assist, tantissima roba, andiamo subito ad aggiungere i nostri primi 3 punti con la maglia del Gillingham, vediamo il mister sarà contentissimo, mi auguro. Infatti sì ragazzi, un bel più 25 e siamo già in buona ottica per diventare titolari. Grande prova, eh beh, direi di sì, dai, elogio ai miei compagni, continua a impegnarti, dai. Partiamo blandi ragazzi, non montiamoci la testa. Eccolo il post del Dabbone sul suo profilo Instagram. Grazie per i giudizi sulla mia prestazione contro la squadra Salford, ma c'è ancora tanto da fare per migliorare. Darren, non so, faccina senza espressioni, Robert invece mi piazza una bella hashtag, super stagione, è stata pura magia. E poi Ralph Whitke, che in teoria è una persona diversa, ma ha la stessa immagine del profilo di Robert, quindi non so, forse sono gemelli. Avanziamo ragazzi, è il momento di Gillingham Tranmere Rovers. Prossimo match contro la 22esima in classifica, quindi tutto sommato dovrebbe essere una partita abbastanza agevole. Aggiungiamo però i 3 punti, io come avete visto ragazzi ho fatto un po' fatica in velocità, quindi io aggiungerei 2 punti qua e un punticino nei cross. Dai, va bene così, almeno chiudiamo questo tris di punti assegnati. Nuovamente 0-0, nuovamente al 60esimo circa è l'ingresso del Dabbone, quindi conquistiamoci piano piano il posto da titolare. Gioco però COC, bisogna capire in che modulo. Occhio alla palla, ancora Duarte. Tanta roba, protagonista ragazzi sto portiere, Cambio di gioco di Dab, perfetto, sulla corsia di destra. Lo stop adesso di Hutton, che cambia nuovamente per Newid, che supera con un gran passaggio a linea difensiva. Adesso Dav, ancora dietro Hutton. Lo scarico, no, maledetto difensore. Dav si gira bene, allarga ancora per Nolan. Nolan, l'appoggio per il Dabbone. Che gol! Ma come gioca questo Gillingham? Ma come gioca Dav, ragazzi? Che sembra ufficialmente aver trovato la dimensione giusta con i compagni, con la squadra, in una forse competizione che gli stava forse un po' troppo stretta in Irlanda, forse adesso ha trovato quella giusta per lui. Tanta roba il gol, ma soprattutto l'assist di Nolan. Guardate qua la conclusione sul secondo palo, 1-0 Gillingham. Via questa palla ragazzi, vi prego teniamola. No, il miracolo di Duarte. Io devo dargli veramente un premio a sto portiere. Bravo Dav, salta più in alto di tutti come una vera e propria torre. Cambio di gioco dei nostri avversari. Occhio sulla corsia di destra. Odua rientra. Proverà a tirare. No, serve Norris. Via quella palla, meno male. Dav, larga ancora. Sulla corsia di sinistra. Viene riservita nuovamente la boccia, ma l'ha recuperata. Ancora Dav. Entra in aria. Prova il destro. No, cosa mi ha preso? Non ci credo. Non deve tirare. No, no, avevo preso la palla, direttore. Ma guarda te questo qua, che simulata che ha fatto. Bravo Dav a venire a prendere palla. Vediamo se il lancio è buono per il suo compagno. Non si capisce un cavolo da sta inquadratura, ma l'ha tenuta a quanto pare. La palla dietro, Dav a giro. Il pallone rimane lì ma è fuori gioco. Mi sa di Nolan, eh sì. Così stadi inglesi e la telecamera è un po' un casotto, Mi sa che devo gestirla meglio. Forza ragazzi, ripartiamo ancora con l'azione potenzialmente pericolosa. Tieni la bella palla. Ancora Dav. Finta di tiro. Se la porta sul destro. Ma che gol ha fatto? Ormai è un fenomeno. La doppietta. 2 gol anche oggi. Mamma mia che prestazione. Dopo il gol e l'assist
dell'esordio arriva un'altra prestazione clamorosa. Guardate Duarte, il mio portiere fenomenale, esulta come un pazzo e chiude definitivamente il match con un 10 di voto, altri 3 punti conquistati. Mamma mia che gol clamoroso di testa che ha fatto questo qua. No raga, non prendiamo agli ultimi secondi, non ci credo. Mamma mia raga, ma veramente stavamo rischiando di prendere gol agli ultimi 2 minuti. Non è finita però, occhio. No, ci sono io dietro, ci sono io, tranquilli. Via quella palla, arbitro fischia. No, via, sì, spazzala. Cosa fai? Duarte ci mette una pezza. Ma voi siete fuori di cotenna, siete fuori di cotenna. Che partita, mamma mia, ma voi siete matti. Ma cosa fa quel difensore centrale all'ultimo secondo, gigioneggia in aria, ma buttala più lontano che puoi. Un bel più 15 ragazzi, un bel più 15, ma nonostante abbia fatto, vabbè, 2 gol però. Va bene così, dai, tanta roba ragazzi, andiamo subito a vedere la classifica perché qua stiamo volando raga, stiamo volando. Allora siamo a 47, ancora nessuno ha perso punti, pazzesco. Il Wigan addirittura una partita in meno. MK Dons e Burton Albion sono rimasti praticamente anche loro alla distanza che avevamo inizialmente, quindi non hanno perso punti. Abbiamo guadagnato diciamo dal Bradford City. È anche vero che a noi interessa entrare nel playoff di promozione. E confermatemi una cosa ragazzi, dovrebbe essere così, che la prima sale, la prima classificata si laurea campione ed è promossa in Football League 1. Allora ragazzi sono in serie C2. Pensavo di essere in almeno serie C e andavamo in championship. Allora no, è una cazzata. Insieme alla seconda classificata e alla terza classificata, quindi le prime tre salgono diretti, mentre poi c'è il playoff a cui partecipano le squadre giunte dalla quarta alla settima. Ah ok, quindi io sono nella prima posizione per salire, ma fino alla settima c'è il playoff, quindi direi che siamo ampiamente dentro, dai, di 8 punti. Però se dovessimo arrivare nei primi tre, intanto sarebbe molto meglio, così evitiamo il playoff e saliamo diretti. Quindi ragazzi, mi confermate che sono in serie C2? Eh sì ragazzi, mamma mia, pensavo di aver firmato per una squadra un po' più forte. Vabbè, fa niente ragazzi, dai, l'importante è il divertimento, la carriera eccetera. Pensate un po', un 79 di overall che va a giocare in serie C2 inglese. Vabbè, comunque, assegniamo i punti, dobbiamo aggiungere ben 4 ragazzi e finalmente diamo un bel boost alla velocità ragazzi. 1 e 2 e si vola perché ho bisogno di sprint. Ora ragazzi è il momento della FA Cup, quindi esordio in una nuova competizione. Qua il livello degli avversari è indubbiamente più alto, infatti giochiamo contro il Burnley ragazzi. Questo è il nostro tabellone, poi affronteremo altre squadre e vedremo cosa succederà. Entriamo al 60esimo, siamo 0-0 e regà, adesso ce la giochiamo. Qua non si scherza più. Burnley Gillingham FA Cup. Vamo. 3 partite su 3 in casa ragazzi, abbiamo giocato. Occhio perché il Burnley milita in championship, quindi loro sì. Adesso ci sono 2 categorie di differenza, eh. Bravo Clark a capire tutto. Il contropiede di Clark. Aspettami boss. Bella palla. No, maledetto. Questo qua ha capito tutto. Dammela Nolan. Ok, perfetto. Adesso sali che te la ridò io. Te la ridò io e poi me la ridai. Aspettami. Eccomi. Di testa a Davone. Vediamo se ce la fa. Occhio a De Baio. Serve il suo compagno. Easy per la nostra difesa. Dai, recupera palla. Serve il suo compagno Clark. No, 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 non a me. Non a me. Doveva correre quello lì. La palla dentro. A De Baio. Ancora col cross. Via con la palla. Forza. Coleman fa salire la squadra. Adesso è Duck in possesso palla. Sali Bomber che te la do. Eccola Nolan. Il contropiede del Gillingham. Ancora con Nolan. Dietro ci siamo. L'appoggio per Dab. Il mancino. Non ci credo. Mamma mia raga, che azione. Il piede debole si fa sentire. Bravo Dab nella gestione. Serve Duck che vede questa volta Williams. Bella palla di Williams. Occhio a Davone che adesso è più veloce. Adesso sono più veloce. Finta di cross. Se la porta sul mancino. Eccolo il traversone. Concludete, vi prego Rowe. No, madonna santa di pochissimo. Applausi per questo Gillingham che sta dimostrando contro una squadra di serie B ragazzi di saper giocare.
Niente da fare, ragazzi. Primo tempo, ancora reti inviolate. Cominciamo il secondo. Ma io ho paura dei rigori. Dobbiamo fare gol prima. Occhio alla verticale, Foster. Contro Duarte, ancora lui. Miracoloso. Rowe, mandami. Ecco, lo spazio c'è. Lo spazio c'è. Occhio ad Ava adesso. Sono da solo. Ho bisogno del supporto, ragazzi. O vado da solo o mi aiutate. Ancora Dav, prova a mettere il cross al centro, spara tutto Trafford, calci di rigore. Mamma mia ragazzi, il posizionamento del Davone è il primo rigorista, sono io, poi vediamo cosa succede. Dav, su a sinistra, perfetto all'incrocio dei pali, non sbaglia il Davone e adesso ce li gustiamo tutti. Occhio, sì, Duarte subito, para, è il momento di Duck, sul... fa gol. Occhio a Foster adesso. Vediamo il tiro centrale. Maledetto Little. Vai Stuart Little. Non sbagliare. Eccoci qua che la parata. Non ci credo. Fai il miracolo Duarte. Fai il miracolo. Pareggio. Siamo due pari. È il momento di Rowe. Va lui. Dal dischetto. No, me l'ha parato. Non ci credo. Deve sbagliare Cullen. Cullen. Sbaglia. Sì. Duarte la para. Clark adesso. Ti prego boss. Fai gol. Sì. Se sbagliano passiamo noi. Se sbagliano, passiamo noi. Duarte, devi essere tu il campione. Devi salvarci come hai fatto in tantissime occasioni in queste ultime partite. Nelle prime partite con me in questa occasione. Il tiro e la parata di Duarte. È un fenomeno. Ed ha il passaggio del turno al Gillingham. Guardate lì cosa c'è, un degenero. Allo stadio, eliminato il Burnley. Ma che miracolo abbiamo fatto. Cosa abbiamo combinato, ragazzi. Para rigore decisivo, ne ha parati tre. Ne ha parati tre. Duarte. E si va avanti in FA Cup. Mamma mia. Mamma, cosa abbiamo combinato, ragazzi. Ma veramente un'emozione pazzesca. Sembra una cavolata, ragazzi, ma ci si emoziona, ci si emoziona davvero. Mamma mia, FA Cup si va avanti. Ho in mente un trasferimento. Tu sei all'apice del successo, un club emergente ti garantirebbe un contratto migliore. E anche possiamo parlarne. Occhio ragazzi, le mie prestazioni stanno avendo sicuramente un segno positivo, stanno anche impressionando a mio modo di vedere e qualche squadra inizia ad interessarsi. Vediamo Serena, la mia procuratrice, cosa mi propone, vediamolo insieme. Vai. Attenzione, le squadre interessate sono attualmente due. Una è il Kortrijk che gioca in Pro League. Non vorrei dirvi una cavolata, dovrebbe essere il campionato belga. E vediamo la seconda squadra, che è il Saarbrücken. Oh madonna, benedetta. Dove gioca questo qua? Credo in Serie B o C, addirittura tedesca. Guardo su. Esatto ragazzi, gioca in terza divisione tedesca. Però vi dirò che il Kortrijk tanto malvagia non è. Perché ragazzi? Perché gioca invece... E comunque in prima divisione belga, quindi con squadre come il Bruges, come l'Anderlecht, come lo Standard Liegi. Diciamo che piano piano, dai, sembra che i campionati un po' più blasonati si stiano un po' interessando al Davone. Fatto sta, ragazzi, che già siamo anche a buon punto, guardate un po', perché tanti obiettivi sono già stati realizzati, idem per il Saarbrücken, quindi potenzialmente, secondo me, queste squadre a fine anno mi sa che la loro disponibilità me la danno già al 100%. Comunque, noi lavoriamo così, continuiamo a giocare come stiamo facendo, proseguiamo dunque per la prossima partita di campionato. Prossimo match, Harrogate Town. E qua ci vuole un bel saluto al buon Venom, che salutiamo ragazzi, andate a dirgli che il buon Davone sta giocando la carriera al Gillingham e che ha incontrato proprio l'Harrogate Town. Partita, ci siamo, quarta contro sedicesima. Dav entra al 61esimo, siamo però già in vantaggio nonostante il rigore sbagliato di Nolan al 17esimo. Incrociamo le dita e andiamo a prenderci anche questi tre punti. Nolan subito per il Davone che carica al destro dalla distanza. Mamma mia, volevo fare l'Eurogol su. Occhio ad Ali, appoggia tutto per Sims, il cross è bello di testa. Meno male che la testa invece al contrario è come quella di Minecraft, bella quadrata. Xiao subito per il Davone, vediamo se cambia tutto per il suo compagno, il lancio è perfetto, arriva Nolan adesso, Bomber siamo al centro, crossala, McKenzie sul secondo palo, c'è Dav, no, O'Connor salta più alto di tutti, Cornelius l'appoggio per March, Daly adesso il destro,
spara tutto la nostra difesa. Adesso ripartiamo con Xiao, il davone. Adesso dall'altra parte c'è sempre libero il buon Nolan, ma noi con i cambi giochi, ragazzi, abbiamo una veramente visione clamorosa. Dava adesso il tacco per Xiao davanti al portiere. Xiao, l'assist del davone, ma che cosa ha fatto con quel colpo? Sembrava tacco, adesso è da rivedere, un mezzo esterno. Xiao non sbaglia, 2-0. Rivediamolo il tocco del Dav, no di tacco, mamma mia che palla. Come gioca questo Gillingham, 2-0. Ancora Dav e ancora sulla destra Nolan. Loro soffrono tantissimo, occhio perché Andrews è buono. Vai Andrews, purgali. No, che ti sei mangiato, figlio mio. Ancora una volta Nolan per il davone, che prova l'Eurogol. Madonna, non si è capito un cavolo. Pensavo stesse esultando, invece la palla è uscita. Madonna santa. Bella palla ancora del davone per Nolan. Il tiro, Oxley para tutto. Occhio adesso all'Arrogate, cambio di gioco per Folarin. Lo stop, il tiro, mamma mia che tiraccio. E finisce qui ragazzi, 2-0, tanta roba. Portiamo a casa altri 3 punti. Si sta veramente definendo una stagione pazzesca. A quanto pare la partenza è stata incredibile. Speriamo che sia così per tutto il resto del campionato, perché è davvero incredibile. Vediamo il nostro mister, sei contento di questo assist che ho servito di tacco clamoroso? Più 15, onesto, me lo prendo. Vediamo adesso anche quale sarà intanto il prossimo avversario, che sarà l'ultimo di giornata. Giochiamo contro NPC, l'ultima in classifica, e noi ragazzi siamo a 50 punti con anche una partita in meno, quindi occhio perché il Burton Albion sta perdendo un po' qualche punto per strada, quindi lo possiamo recuperare, eh? Dai, Newport County contro Gillingham, ultima in classifica. Occhio perché è sempre tosta andare in trasferta, soprattutto in questi campionati dove il pubblico è veramente importante. Forza ragazzi, andiamo dentro con il match. Siamo sotto, a proposito, eccoci qua per 1-0, minuto 60. Dav entra al posto di Duck. Dobbiamo rimontare ragazzi, dobbiamo rimontare. Io nel frattempo mi sono anche dimenticato di mettere il punto per l'assist, lo farò dopo. Guarda che ha sbagliato, vai Andrews. No, mannaggia. L'hai visto Dav? Bellissima la palla per Nolan. Ragazzi andiamo a fare gol, vi prego, andiamo a fare gol. Eccola qua, di nuovo Nolan, 1-2 con Dav, che entra in aria. Dav prova il destro, subito il pareggio. Dai, prendi la palla, andiamo a ribaltarla ragazzi. Io non voglio perdere neanche una partita quest'anno, non ne voglio perdere neanche una. Il davone mette il suo sigillo, vamos. Vediamo il traversone se arriva per il davone. Eccola, il gol di testa, no, ho sfiorato, l'avevo già vista dentro. Calcio d'angolo, la palla rimane di Nolan, ancora lui. Matterson allarga per Little. È uscita, sapete di quanto? Di un Little. No, Lan la riconquista. Ancora Dav con il numero a servire. No, Little, devi darla a me, non a lui. Presa, riconquistata la palla. Coleman adesso per il davone. Imbeccato in contropiede. Mette il turbo. Entra in area il davone. Contro tutto e contro tutti. Ancora lui, da posizione impossibile. Che gol ha fatto alla Gareth Bale. Un contropiede pazzesco. Mette il turbo, recupera palla, la scarica ai suoi compagni e poi si fa imbeccare sulla corsia di destra. Supera tutti, incrocia e fa il 2-1. Mamma mia che doppietta ragazzi. Tanta roba, tanta roba. Allora, bisogna ammettere che io sto prendendo confidenza, che il mio giocatore comunque è un 79 di overall ed è forte. Il livello dei miei avversari è un po' così e cosa. Quindi, ragazzi, ci sta tutto, ci sta tutto. Dai, bravi però. Bravo da passare più in alto di tutti. Ancora Little, vediamo se mi serve. Sì, sulla corsia, sempre di destra. Ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano, ragazzi. Andate, vola tu. Eccolo qua, Nolan. Vai, Christopher. Christopher Nolan entra in aria, al centro ci siamo, mettetela, la palla arriva a me, il davone, lo stop di tacco e la chiude con la tripletta. Ancora lui, ancora Dav Junior, mamma mia, distrutto il povero Newport, non mi ricordo come si chiama, che vinceva 1-0, entra davone, tripletta clamorosa, guardate la gioia dei miei compagni, i tifosi sono impazziti e si vola ragazzi. Altri 3 punti, 25 punti, siamo così dalla
titolarità, ragazzi, stiamo veramente lavorando alla grande. Una, non so, un inizio in questo Gillingham veramente clamoroso. Voglio sapere però qua sotto nei commenti se ho fatto la scelta giusta e se vi sta piacendo, ragazzi, questa carriera. Devo andare ad assegnare la bellezza di 2, 4, 6 per i 3 gol segnati più 7 dell'assist della partita prima. Quindi, ragazzi, abbiamo 7 punti da aggiungere. Io ne aggiungo 2 qua e ci siamo, più altri 2, 4. Quindi la velocità per me è fondamentale, ragazzi, siamo già a 4. Gli ultimi 3 li aggiungerei un po' al dribbling, vediamo se riusciamo ad aumentare qualcosa. Esattamente 3 per guadagnare una stella skill, quindi arriviamo a quota 4. Questa è la classifica, siamo terzi, ragazzi, abbiamo ufficialmente superato il Burton, siamo a meno 1 dal McDonald's, ma occhio anche al Wigan che è primo in classifica perché ha sole 4 distanze. Prossimo match contro il Port Vale, quindi in quinta posizione, giochiamo da loro una partita bella tosta. Io vi saluto, ragazzi, grazie dell'attenzione, spero che vi sia piaciuto il video, lasciate un bel mi piace e commentate con tutto ciò che vi ho chiesto nell'arco della puntata. Ci vediamo con un prossimo video domani, ore 18, iscrivetevi al canale e un saluto da Dan. Ciao, ragazzi!